Ciao a tutte, oggi facciamo un altro aggiornamento per la Reverse Rouge Challenge dove mi impegno a finire mille dollari di prodotto durante il 2020. Allora, partiamo con le cose che non rientrano in conteggio. Ho finito questo di Summer Eve ed è il Lylan Splash Cleansing Wash. È un detergente intimo. Questo è il Sensitive, credo di aver provato anche quello della linea normale. E niente, non c'è molta scelta per quanto riguarda i detergenti intimi, tipo noi ne abbiamo tantissimi, di diversi marchi. Qui credo ci sia solo Summer Eve. E non lo vendono neanche al supermercato, lo troviamo al BX, che è più centro commerciale, diciamo. Però credo tipo da Walmart lo vendono. Poi, aspettate che cerco le altre cosine. Ok, altre cose che non rientro in conteggio sono tre oli essenziali, sempre dello stesso marchio, Mystic Moments. E oddio, questo si è cancellato tutto. Ok, ho l'Exotic Fruit. Ehi, Google, stop. Ho l'Exotic Fruit, ho il Coffee, che era uno dei miei preferiti in assoluto, e ho questo che non so cosa sia, è sicuramente qualcos'altro di fruttato. Però non so, si è totalmente cancellato, quindi non lo so. Poi invece cose che rientrano nel conteggio sono la maschera capelli della Yes to Carrots alla Pompelmo, che non mi è piaciuta e non mi piace come le altre, non trovo che non facciano niente, anzi secchino i capelli. Lo spray di CoverFX che ho finito con il progetto 20 nel 2020, il Mattifying Spray, non mi ricordo se vi ho detto, la maschera ha un valore di 2,99 dollari, il CoverFX ha un valore di 31 dollari. E mi è piaciuto molto, molto di più di quello di Urban Decay, dell'All Nighter. Poi, cos'altro ho qui? Ho finito lo scrub di Neogen, il Real Polish Honey and Sugar, che mi piace, anche se, diciamo, è simile a quello di Skin Food. Preferisco un po' di più quello di Skin Food per l'effetto che fa, però quello di Skin Food bisogna lasciarlo in posa 15 minuti e invece questo mi piace per la comodità che posso farlo in doccia e sciacquarlo subito. E gli effetti sono molto simili, un pochino più buono quello del Skin Food. Poi, e il prezzo di quello è di 12,22 dollari. Ho finito il primer di Becca, questo all'interno di un progetto, non mi ricordo quale. Questo è il Backlighting Priming Filter, questo è una mini taglia. Non lo ricomprerei, ma sicuramente molto meglio rispetto all'altro viola. Quell'altro viola ho trovato che non facesse niente, non mi piaceva neanche la profumazione e non ero amante della consistenza. Questo almeno se volete un incarnato più illuminato e avete probabilmente una pelle normale con tendenza a essere secca, probabilmente questo vi piace. E il costo di questo è di 21 dollari. Ho finito la maschera viso di Wrap, la Biofresh Mask. Questo ho cercato online più o meno il prezzo, ho trovato 6,99 dollari, è la mini taglia e non mi è piaciuta, a parte che va bene per una pelle molto secca. Ma ci sono anche queste erbe all'interno che non mi piaceva la sensazione di avere tutte queste erbacce sul viso. Poi ho finito questo spray, c'era un po' qui di questo profumo di Bath & Body Works, era nella profumazione Sunshine e mi piacciono molto gli spray di Bath & Body Works. Quello che ho al momento è questo che io adoro, è il Gingham. E questi sono venduti a 14,50 dollari. Poi ho dell'altro make-up. Ho di Essence Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Questa è nella colorazione, non lo so perché. Ah, aspetta.
4 Trendsetter. L'ho finito, era molto, non so se col tempo era diventato molto colloso e in più si è distrutto l'applicatore. E ho sentito che capita molto spesso. E viene venduto a un costo di 2,99 euro, che per me sono 3,56 dollari. E poi abbiamo un altro prodotto make-up, che è questo super liner di L'Oreal Waterproof, che avevo in un cassetto e praticamente avevo già acquistato un altro eyeliner di L'Oreal, fatto così, sempre nero, e solo che avevo cominciato l'altro e non avevo finito questo, come al mio solito. E quindi una sera sono andata per utilizzarlo e praticamente non ce n'era abbastanza per fare un'applicazione e quindi l'ho finito così a sorpresa. E mi piacciono, questi qua mi piacciono molto il pennellino che dura fino alla fine senza distruggersi come quelli di... questo è in silicone, feltro, silicone, feltro, silicone. Non si distrugge come quelli di Prestige. E per questo ho trovato un costo di 8,90 euro, che sono circa 10,58 dollari. Quindi per questo mese ho finito ben 102,84 dollari, il che mi porta a... Aspettate che trovo la pagina giusta. Ok. Il mese scorso eravamo a 592,77 dollari e invece questo mese, che siamo a fine agosto, il 31 di agosto, sono arrivata a 695,61 dollari, quindi non è male, ci stiamo avvicinando ai 700. Se finisco dell'altro make-up, sicuramente il totale salirà. Sto cercando di sistemare un po' i capelli perché sono ancora mezzi bagnati, quindi sembro un po' una matta. E niente, per il video di oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!